Il team multidisciplinare da sempre è estremamente importante per decidere, sia dal punto di vista diagnostico che per le strategie di trattamento, che cosa conviene fare ai nostri pazienti con tumore polmonare. Diciamo che oggi è diventato ancora più importante, perché prima forse ci concentravamo solo nella discussione di quei casi veramente multidisciplinari, tipicamente la malattia localmente avanzata, dove era importante la discussione tra l'oncologo, il chirurgo e il radioterapista. Beh, oggi invece ci spostiamo anche negli stadi più precoci e più avanzati, perché effettivamente oggi iniziamo a utilizzare una terapia farmacologica anche negli stadi più precoci di malattia, come neoadiuvante oppure come adiuvante dopo un intervento chirurgico. Quindi diventa fondamentale discutere già dall'inizio con gli altri specialisti quella che è la migliore strategia terapeutica e anche con non solo il chirurgo e il radioterapista, ma anche con, ad esempio, il patologo, perché abbiamo il biologo molecolare, perché abbiamo la necessità di avere molte informazioni, ad esempio, sulla profilazione genica, sull'espressione di PD-L1, già prima di scegliere la strategia terapeutica. E l'altro aspetto importante riguarda anche lo stadio avanzato, perché con dei trattamenti sempre più efficaci noi otteniamo molte volte delle risposte molto importanti, risposte molto importanti che si traducono con quindi una grossa riduzione della malattia, quindi con un residuo di malattia che noi possiamo approcciare con altre strategie, quindi non solo farmacologiche, quindi ad esempio pensare ad una radioterapia mirata, addirittura in alcuni casi a rimuovere il residuo di malattia con un intervento chirurgico. Quindi in realtà la collaborazione multidisciplinare oggi è fondamentale in tutti gli stadi di malattia, in tutto il percorso diagnostico e terapeutico. Quello che occorre oggi è che questi gruppi vengano riconosciuti, perché in molti ospedali di medie e grandi dimensioni esistono da tanti anni, però solo in alcune realtà, come possono essere gli istituti dedicati alla cura delle neoplasie, dove c'è tutto un percorso di qualità e di riconoscimento quindi di questi gruppi, questo è stato fatto. Dalle altre parti invece occorre che vengano codificati, vengano riconosciuti da quelle che sono le amministrazioni dei nostri ospedali.